Amici di Linea Verde, buongiorno. Stiamo per assistere ad un evento molto particolare, ossia alla cattura dei daini. Ci troviamo nella tenuta di San Rossore. Viene effettuata la cattura perché c'è uno sovrappopolamento di questi daini. Sì, è da anni che facciamo questi censimenti e prelievi di questi animali perché sono in esubero. Si sta procedendo ora con i colleghi e altri personale alla scaccia. Ecco, comandante Gambogi, ma tutti questi daini che andremo a prendere oggi, poi verranno trasferiti dove? In altre aree d'Italia e anche per il popolamento in altre. Come avviene la cattura? La cattura facciamo delle grandi scacce da molto lontano, da chilometri, e poi sempre più stringendo questi animali per poi arrivare a un recinto di cattura. Quindi andiamo un po' a chiudere. Sì, quanti daini ci sono all'interno della tenuta? Praticamente di preciso non è sopra 1000 animali. Qui hanno chiuso? Hanno chiuso un altro settore, in modo che ancora hanno ristretto gli animali. Maestro, gli animali dove stanno? Stanno oltre il telone. Ah, quindi oltre il telone, sì, perfetto. Ecco, ora non si sta rimettendo i teloni che su questi non tornano. Che non tornano indietro, per mandarli sempre verso il recinto di, diciamo così, finale, di cattura. Stanno tornando, e questo qua che è scappato, eccolo qui, guarda. Questo è stato, qualcuno torna indietro. Via! Attento indietro, Mario! Via! Ecco, andato. Eccolo, vai! Attento, eccolo, Via! Questo piccolo dell'anno, Attento, Giuseppe! Dai. Praticamente adesso li buttiamo. Sì. Vai via. Adesso qui praticamente che accade? Che ora si sta lì. Mettiamo il secondo telone. Sì. Scusi, ci dà una mano. Ragazzi, non state imbracate come gli storni. Stendetevi lungo teloni, per favore. Eccoli qua. Attenzione! Va via! Meno male, sono passati. E ora? No, ricordiamo una cosa, Riccardo. Dimmi. Che non è assolutamente una cattiveria questa, ma è... L'operazione che stiamo facendo è quella di prenderli e di spostarli in un altro parco. Certo, no, perché magari in altre aree, sì. No, queste sono catture e naturalmente noi siamo, diciamo sì, da tanti anni che facciamo la cattura. Forse siamo stati i primi. Siamo arrivati nell'ultimo step. Adesso dovrebbero entrare i daini all'interno di quel buco. Come vedete ci sono anche dei maschi e si riconoscono dal palco. Ce n'è uno più grande. Dovremmo essere fortunati, in teoria dovrebbero entrare. Sono entrati. Il primo è entrato all'interno del buco, ha aperto la porta, praticamente eccoli lì che saltano. Possiamo andare perché sono entrati. Chiudi Marco! Chiudi Marco! Ce l'abbiamo fatta. Riccardo, è andata a buon fine. Bene, meraviglioso.
Sei un po' emozionato? Emozionato, sai, dopo essere anche in contenzione per il fatto che sono animali, noi si lavora e... Lui però è stato quello fondamentale perché tu sei andato a chiudere il cancello. Ero dentro il cancello. Ecco, ma recinto. Perché non riuscivano ad entrare? Se c'era sempre, era una femmina quella che si bloccava qui. Sempre una femmina che tira il branco. C'era il vento che muoveva teloni e avevano paura. Quindi l'hai bloccato. Quanti ne sei entrati? Ho contato fino a circa 60, poi mi sono perso perché si sono... Se sono un branco tutti insieme. Ce ne sta un maschio col palco bello grande. Sì, un palancone. Riccardo, possiamo entrare a vederli? Sì. Attenzione. Ecco. Ora sì. Ecco, devi entrare. Mario, chiudi. Riccardo, ecco, adesso tutti questi daini dove andranno? Vanno a ripopolare altre aree, altri parchi, altri ambienti naturali. Perfetto. Allora, vediamo, comandante, c'è un bel palancone. Bello, eh. Quanto avrà quello? Quello va a 13-14 anni. Bello. Ma perché è sempre la femmina che segue? Perché sono le femmine, sono sempre più astuti dei maschi. Sono sempre più intelligenti. Come nell'umano. Come nella vita nostra. Comandante, grazie mille. Grazie e noi continuiamo l'esplorazione all'interno della tenuta San Rossore. Arrivederci. Eccoci qui. Allora, Mario, buongiorno. Buongiorno. Allora, il compito del corpo forestale all'interno della tenuta di San Rossore, qual è? Il compito della forestale ha sempre lavorato professionalmente per la salvaguardia del bosco. Oggi ha avuto un po' un'evoluzione questo compito, però si occupa sempre della salvaguardia delle risorse agroambientali e del patrimonio faunistico e patrimonio naturalistico. Ecco, ma voi controllate anche il disboscamento del territorio? Sì, qui all'interno della tenuta, in convenzione con l'ente parco, ci sono due uffici del corpo forestale, il comando stazione forestale e il posto fisso a cavallo, che siamo noi che facciamo servizi a cavallo. E sì, anche il comando stazione si occupa della gestione del piano forestale e dei prelievi boschivi. Ecco, ma qui ad esempio, vediamo, questo è il fiume Magro, che fiume è questo? Fiume Morto. Ah, questo è il fiume Morto Vecchio, sì. Ecco, fiume Morto Vecchio. E bracconaggio ce n'è? Bracconaggio, fino a poco tempo fa qualcosina c'era, anche perché qui è tutto circondato dall'acqua, però ora c'è tra le TGA c'è un buon servizio di antibracconaggio, è quasi finito. Qui hanno la possibilità di poter entrare sia via mare che via terra. No, via terra è un po' più difficile perché la tenuta è tutta circondata dall'acqua. Allora, noi abbiamo visto venendo qui che c'è l'ippodromo. L'ippodromo sì. Qui vengono utilizzati i cavalli da galoppo. Sì, che certo, cavalli? Questo è uno voi dei vedete più... dei bellissimi maremmani comunque. Grazie. Sì, come dicevi, qui c'è uno dei più importanti ippodromi d'Italia. Qui era nato circa 150 anni fa come punto di svernamento per i cavalli da galoppo. Infatti qui svernano oltre 1000 cavalli da galoppo ogni inverno perché grazie al clima mite che c'è qui e al terreno che è favorevole per gli allenamenti, cioè non ghiaccia mai, i cavalli hanno la possibilità di allenarsi durante tutto l'inverno. Mario. Io ti lascio il vostro cavallo. Grazie. Buona domenica. E noi grazie. Continuiamo con il nostro Antonio. Buona domenica. Buona domenica. Allora Antonio, tu che sai veramente tutto della tenuta di San Rossore, io so che qui ci sono stati grandi personaggi, mi vuoi raccontare qualche aneddoto? Certo. La storia di San Rossore risale... Abbiamo letteratura che parla dal 500, quando la proprietà della tenuta era dei Medici, sì. Della famiglia Medici. Poi è passata alla famiglia Lorena, poi con l'Unità d'Italia ai Savoia e infine negli anni 50 alla Presidenza della Repubblica. Fino a quando però? Oggi è della Regione Toscana, fino al 1997 è stato appannaggio del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica. Okay. 24.000 ettari tra Pisa e Viareggio. Cosa troviamo all'interno della tenuta? Troviamo ovviamente molta vegetazione, pinete, boschi vari e poi tantissimi animali.
animali. Da qui si vedono anche. Esatto. Quelli sono tutti cormorani. Là sono i cormorani che hanno un posatoio, qui tutte le sere si fermano da noi. Poi però ci sono quelli più significativi, che sono i daini e i cinghiali, che creano anche qualche problema perché ce ne sono moltissimi. Sì. Come abbiamo fatto prima, quindi che vengono comunque portati esatto, in un altro parco. Esatto, sono molto prolifici, perciò vengono portati in altri parchi. Ecco, vai, invece vai. Qui che cosa sta accadendo? Antonio, ma perché sta discutendo il pino? Questa è la macchina per la raccolta delle pigne, vedi? Queste sono le pigne ormai mature, sì, ancora da aprire, sì, con queste cadono, poi vengono messe in delle aie, delle grandi aie al sole, in modo che si aprono, e cade la mandorla che poi troviamo noi nei supermercati per l'industria alimentare. Ma scusa, ma invece i pinoli sono quelli che poi date anche alla Liguria, diciamo, per fare il pesto esatto, genovese? Esatto, viene usato il pinolo di San Rossore, un pinolo biologico, un pinolo molto sano, bello, e perciò viene usato anche per il pesto alla genovese. Adesso che tremava, si sentiva che trema anche la terra, perché esatto, le radici del pino sono quelle che sono in superficie. Il pino ha un impianto radicale molto superficiale, perciò la scuotitura deve essere di pochissimi secondi. Breve. E in quei pochi secondi cadono solo le pigne mature. Antonio, mentre arrivavo qui però, ho notato che ci sono molti pini che sono neri, quasi come se fossero bruciati. Però in realtà io so che qui c'è anche un Guinness, fortunatamente bello, un Guinness dei primati, ossia che qui non ci sono incendi. Qui non ci sono incendi, fortunatamente, anche perché in questa zona normalmente non c'è accesso al pubblico. Quei pini che sembrano bruciati in realtà sono bruciati dall'aerosol, da un effetto di inquinamento di aerosol marino. Per dirla proprio in parole povere, è un fenomeno dovuto a tutte le sostanze inquinanti provenienti dalla zona del cuoio, delle concerie, perciò Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, che pian piano a metà anni 60 raggiungevano il mare e quando il mare era mosso e agitato si nebulizzavano e facevano bruciare le piante in poche settimane. Poi c'è stato? È stato fatto uno studio appositamente per questo scopo, già il presidente Pertini volle uno studio di questo genere e lo studio si concluse proprio dicendo che questi pini dovevano rimanere così bruciati come sono a monito delle future generazioni. E infatti noi adesso, Antonio, ti ringrazio, noi adesso vi faremo vedere proprio una conceria che fortunatamente hanno deciso anche. Ti lascio, eccolo qui, la nostra bella cavalla e vedo il direttore, eccolo il nostro Nino Zampaglione. Allora prendiamo il nostro pick up, venga, eccoci qui, prego. Allora, queste vacche che abbiamo alle nostre spalle sono le Mucco Pisane. Mucco Pisano, sì. Sono vacche che avete recuperato. Abbiamo, sì, era una razza classificata in via d'estinzione. Questo è un allevamento biologico, come vedete al brado, la fecondazione avviene naturalmente e noi per recuperarla abbiamo lanciato uno slogan: mangiarla per recuperarla, perché può sembrare una contraddizione ma non è proprio così. Mangiarla per recuperarla. Che tipo è però il Mucco Pisano? Il Mucco Pisano è una vacca molto docile ed è anche classificata come la balia fra tutte le vacche che ci sono oggi in commercio. La balia perché danno il latte anche agli altri? Sì, è abituata ad allattare anche i vitelli di altre razze che rimangano magari orfani perché la mamma muore oppure ha una malattia, una mastite e non può allattare i vitelli. Vedo però che lì ci sono le chianine. Il manto della Mucco Pisano è scuro, quindi quelle che sono un po' più bianche, sono grigie, cos'è, un incrocio? È un incrocio, è un carattere recessivo perché nel periodo in cui non c'erano riproduttori di Mucco Pisano sono state insanguate con le chianine.
Quindi ogni tanto viene fuori una vacca, un vitello con il manto più chiaro. Ah, la fecondazione è naturale, cioè un toro? La fecondazione è naturale perché nell'allevamento biologico la fecondazione artificiale non è consentita. Utilizzate il latte, si può fare? Il latte noi non lo utilizziamo perché viene, ne produce? Ne producono circa 15 litri al giorno, quindi è una produzione molto bassa. Ecco, allora questo invece è un allevamento di chianine. Tra chianine e mucco pisano, qual è la differenza? Ma la differenza, oltre al manto, nel manto che è evidente, è che la chianina è molto più alta della pisana e ha una massa come produzione di carne che è molto più elevata, anche come resa. La chianina è ormai famosa nel mondo per la qualità della carne. Ma, ecco, anche ma tra le due carni qual è la migliore secondo lei? Ma sono buone tutte e due. Noi però diciamo che sono buone tutte e due. In genere la qualità della carne dipende anche dalla qualità dell'alimentazione, certo, da quello che mangiano. Certo. Direttore, io la saluto e la ringrazio. È arrivato anche il nostro elicottero. Arrivederci.